La settima arte fiorisce a Cosenza nell'undicesima edizione della Primavera del Cinema Italiano, un evento illuminato dai grandi nomi delle vecchie e nuove generazioni cinematografiche in 10 giorni immersivi dal 19 al 28 settembre, tra proiezioni di pellicole, laboratori e presentazioni di libri. Riportare il pubblico in sala e stimolarlo con, non solo con le proiezioni, infatti noi faremo 18 proiezioni durante i 9 giorni del festival, però anche attirare l'attenzione di quel pubblico che viene meno spesso al cinema, quindi con questi grandi eventi, con questi appuntamenti con gli autori. Avremo Riccardo Milani con Vito Teti che ripresenta Un mondo a parte, questo film molto particolare. Avremo Quasi a casa che è una premiere, un'anticipazione all'uscita del film. Riproponiamo I dannati con Roberto Minervini, un film molto importante con un regista importante. Ruolo protagonista anche al cortometraggio, trampolino di lancio per i registi del domani. Il cortometraggio è la fucina dei registi e degli attori del domani. Noi abbiamo questa collaborazione con la FICE, la Federazione Cinema d'Essè, anche l'anno scorso come quest'anno ci hanno proposto di proiettare alcuni cortometraggi che hanno selezionato loro a livello nazionale e internazionale, infatti ci sarà anche un cortometraggio straniero, e là vogliamo porre la sfida con i nostri giovani registi. 13 film proiettati, di cui 5 in concorso, i quali corrono per la serata conclusiva destinata alla consegna del premio Federico II. Abbiamo concentrato nella serata finale gli ospiti diciamo, più importanti, quindi avremo Vinicio Marchioni, Isabella Aragonese, Laura Morante, Riccardo Scamarcio e la guest star internazionale che è Louis Garrel.